Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Dragon Ball Z Kakarot. Continuiamo la nostra avventura nel fantastico mondo di Dragon Ball. Manca davvero poco per l'inizio del torneo e non credo che ci sia molto altro da far vedere se non Goku che si allena nell'aldilà, prima del torneo. Anche se in realtà succederebbe dopo una specie di allenamento, ma. Il giorno era finalmente arrivato, il torneo mondiale stava per avere inizio. Bene, 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 bene. Dai che ci facciamo tutto quanto il torneo oggi. Sono emozionato per il torneo, ma soprattutto non vedo l'ora di incontrare mio padre. Ci credo. Dopo 7 anni che non si fa sentire. Eccolo qua. Torneo mondiale. Che carina città. Sì, de deserta, però carina. Eccomi qui. C'è anche un orso. Vediamo, ho dimenticato qualcosa? Proseguendo, non potrai più fare queste cose finché non avrai terminato il gioco. Far preparare pasti completi a Cici, far costruire Overcar, far rapporto sui progressi del manuale al maestro Muten. Devo fare rapporto sul manuale? いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところですごい人ですね。ほんとね。ああ、うっとうしい。ミスターサタンだ。ミスターサタンがついたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。さん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほー。波乱の天下一武道会、魔導師バビディの暗躍。孫、おい、結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか？悟空さん。よう帰ってきたの。孫君。悟空。お父さん。ごて、お父さんだぞ。そっくりだと思ったらオラの子か。なんだ、ごてん、おめえ恥ずかしいのけ？ごてんか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃあ行ってきまーす。なあ、ごてん、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね。行こう行こう。
よし、コテン、あっちを見てみようぜ。Se avete notato è cambiata anche la soundtrack, che se non vado errato dovrebbe essere stata la prima opening, quella che abbiamo sentito spesso in sottofondo per 199 episodi, e poi dopo, quando appunto è entrata in scena la saga di Majin Buu o comunque sia Gohan, questa qui è diventata We Got Power, è diventata appunto quella ufficiale, che poi sarebbe anche quella che uso nell'intro. Perché, vabbè, penso sia una delle più belle, insieme a We Are Angel. Guarda, Goten, ci sono un sacco di negozi. Perché non compriamo qualcosa alle nostre mamme? Boh. Ah, eccoti qui. Ma, insomma, che dobbiamo fare? Guarda che potessimo combattere anche noi. Sì, ma non riusciamo... Ah, sì, perché qui c'è la differenza tra età. Cambio subito argomento, Trunks. Prima diceva non potremo mai sconfiggere più grandi. Poi vediamo cosa c'è di là. Che cosa hai trovato? Qualcuno da rapinare? Cosa sei, un criminale? È pazzo lei? Mi sa che le nostre mamme ci stanno cercando. Se le facciamo arrabbiare non ci... Ah, eccole, non ci faranno comprare più niente. Già, Goten, diremo che ti sei perso e che io sono dovuto venire a cercarti. Perché devo essere io quello che si è perso? Non abbiamo scelte, sono più grande. Vabbè. Infatti non vale, Trunks. Anche a me discriminavano quando ero più piccolo e giocavo con i più grandi. Che poi è perché giocavo con i più grandi non l'ho mai capito. Oh, eccoti Goten. Sì, vabbè. Stupido Goten, ci ha fatto scoprire. Ma perché? Ma non è vero. Trunks, sei più grande di lui, dovresti dare buon esempio. Beccati questa. Trunks bambino non mi è mai piaciuto. Anzi, ma neanche quando è adulto su GT. Preferisco proprio Trunks del futuro, che è molto più carismatico. Pronti allora, possiamo procedere. Vediamo un po'. Nel frattempo con quegli altri si dirigono al torneo per le selezioni. Oltre che dopo le selezioni vanno a mangiare, si abbuffano come maiali. お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。 Spero ci facciano fare una qualche specie di minigioco. Ah, oppure ci fanno avanzare direttamente. Meno male che abbiamo fatto tutto quell'addestramento e ce l'abbiamo fatta, eh. Non che ci fossero dubbi, infatti. Oh! Io mi ricordo l'entrata in scena di questi due nell'anime. Mi fece venire i brividi, ragazzi. Mi è sempre piaciuta. Piacere, lei è signor Goku, non è vero? Come fa a conoscermi? Ho sentito molto parlare di lei. Posso stringerle la mano? Poi si chiama Shin, come Dio. Perché Kami significa... Kami-sama significa Dio. Però si può scrivere anche in altri modi. E scritto in una certa maniera si legge Shin. Che però significa comunque divinità o Dio. I giapponesi sono particolari. Infatti Shin era anche il nome... Era l'altro nome di Dio con il quale partecipa al torneo per affrontare Piccolo.
in Dragon Ball, quando ancora era Dragon Ball, la prima serie. Ha uno spirito davvero puro. Eh? Allora ci vediamo. Sì, solo dallo stringere la mano ha capito. Goku, chi era quello? Non lo conosco, però ho la sensazione che per noi non sarà così facile vincere questo torneo, dopo tutto. Sembrano tutti scarsi a parte quei due. Ma chi diavolo sono? Hanno un'aria strana, come se fossero più forti di quanto non dovrebbero essere. Yamu e Spopovic. Così è inizio la fase finale del torneo mondiale. Molti dei guerrieri Z vengono abbinati ad altri lottatori, ma Goku e Vegeta si scontrano nel sesto incontro del primo, turno. Non so più leggere. Krillin liquida in fretta il suo avversario, Piccolo si trova di fronte al misterioso Shin. Tuttavia, non riesco a capire. Come mai non voglio combattere contro di lui? Chi diavolo può essere? Lo saprà fra poco. Ora divertiamoci con la gara. Mi dispiace, devo ritirarmi. Nani? Vuole ritirarsi? Non vuole combattere? Proprio così. Già, una volta quello era guardiano della terra. Avrà capito chi sono. Bene, allora procediamo con il terzo incontro. Videru contro Spopovic. Mi corregga se sbaglio, ma lei non è... Cosa? Lei non sarà mica il grande re Kaio. No, si sbaglia. Lui è Kaioshin. Kaioshin? Non lo dica a nessuno per ora. Non voglio che gli altri sappiano la mia identità. Quindi, non è il grande re Kaio, il capo di tutti i re Kaio. Ho sentito dire che esiste anche un dio di tutti i re Kaio. Allora è proprio lui. Non... Oddio, canonicamente sarebbe lui il re di tutti i re Kaio. Però nell'anime c'è quella parte filler dove c'è il grande maestro re Kaio, che è quel tizio con la barba lunghissima, che è un po' rincotonto, ma solo nell'anime compare. Che succede, Piccolo? Quel tizio ti ha detto qualcosa? Se vuoi ci vado a parlare io. E dire che succede, Piccolo, suona molto strano. No, non farlo! Non dirgli assolutamente nulla, ti prego. Eh? E vabbè, non ci facciamo domande. その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。 実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。 やった、自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ。どういうことだ？あの野郎。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。いやだ。絶対降参なんか。 おい、それまずいぞ。 お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。じゃ、場外。スポポビッチ選手の 勝ちです。 ビーデルさん。 スポポビッチ。
許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつを、あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから。きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合。ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことを、それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ごはん！ピッコロさん。なんでピッコロ、なんかあるんか？何かはわからない。だが。ごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして、皆さんはこれから何が起こっても、しばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、おめが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！すさまじいエネルギー、あいつだ。変身したごはんくんが。まさかまさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はあ、来た。ふっ、なんだ貴様ら。ふよし、
目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。わかった、わかった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。わかった。行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーを蘇らせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。
もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ごはんくん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。Bene, forse ora possiamo giocare. Dopo mezz'ora di filmati. Chissà come è fatto questo Babidi. Beh, scopriamolo. Vediamo un po'. Ah, ecco, ora entrano nella navicella in realtà quella. Quello sarebbe Babidi. No, non è lui. Sta uscendo qualcuno. Chi sarà mai? Darbula, quel maledetto Babidi è dalla sua parte, perfino il re degli inferi. È Darbula. Chi sarebbe? Quello alto? Sì. Quindi quel piccoletto sarebbe il mago Babidi? Esatto. Non ha alcuna forza combattiva, ma sa usare molte magie pericolose. La sua magia più terribile gli permette di controllare le persone usando la malvagità e l'avidità nel loro cuore. Per questo, solo chi come noi ha un cuore puro può combattere contro di lui. Ma guarda, avete fatto il pieno di energie! Siete stati bravi! Tra poco Majin Buu potrà risvegliarsi! E con questo il vostro compito è concluso. Pui pui! Hoi! Nando! Morti. Capita. Dunque, Darbula, come previsto, Yamu e il suo amico hanno portato qui anche degli ospiti. E fra loro c'è anche Kaioshin, quello che ha ucciso mio padre. Che voce. Anche se non possiamo usare l'energia di Kaioshin e Kibito, ci sono altri tre che hanno un'aura meravigliosa. C'è una voce profonda. Quindi facendo entrare quei tre... Ah no, lui deve affrontare... Sì. Gli altri, però in realtà ora entriamo. Dunque, cominciamo. これに。ピッコロ。触っては お待ちなさい。Gohan è l'unico fesso che rimane lì. Prendiamo un po' di punti esperienza con Goku e Vegeta, eh.
Infatti, infiltrati nell'astronave di Babidi. Babidi Boo. Che razza di stanza è questa? Non c'è neanche un mobile. Non fate niente di avventato. Non sappiamo quali trappole nasconda questo posto. Tra l'altro, non vi sembra strano che non abbia attaccato voi tre? Mi dispiace, ma non siamo capaci di restare senza fare niente. Che voce qui ha questo. Padron Babidi si trova all'ultimo livello di questa nave. Purtroppo per voi non potrete scendere prima di avermi sconfitto. In altre parole, questa astronave diventerà la vostra tomba. Ah sì? Io non ne sarei tanto sicuro. Allora, chi comincia? Facciamo decidere la sorte. Ah, d'accordo. Avanti. Bi, boom, bam. Accidenti. Bene, comincio io. Vuole davvero combattere da solo? Naturalmente. Per uno del genere io basto e avanzo. Siete ancora più stupidi di quanto credessi. Come ho già detto, non supererete mai questo livello. Tutti i danni che subirete saranno trasformati in energia e assorbiti da questa stanza, andando ad alimentare la sfera dove è rinchiuso Majin Buu. Buono a sapersi. Quindi non potete assorbire la mia energia se non subisco danni, giusto? Esatto. Ma questo sarà impossibile. Basta con le chiacchiere, finiamola in fretta. Fatti sotto. Con calma, eh? Non serve urlare. Ehi, ma che... cosa è successo? Dove siamo? Babidi ha usato la sua magia per trasformare la stanza. Forse per dare un vantaggio al suo guerriero. Non mi interessa. Ah, non ci fa il pippone sul fatto che questo è il suo pianeta natale e che c'è la gravità 10 volte superiore? Cosa hai cercato di fare con quella tecnica? Nulla di fatto. Ok, ecco, non mi ricordo mai con Vegeta la X. Devo essere un pochino più violento con questo tizio, mi sa. Tu è andato? Oh, e che cavolo! E non ne potevo più! Livello A. Sarà che ho ricevuto le danni. Accidenti a Babidi, non poteva mandare qualcuno migliore. Zitto che ha fatto un bel po' di danni. Ehi, guardate, si è aperto un buco per scendere. Sembra un ascensore. Beh, direi di andare. Incredibile, come ha fatto? Ma questa stanza sembra uguale a quella di prima. E invece? Te è brutto qui. Non sembri molto veloce. Che cosa significa non sembri molto veloce? Quello è il mostro demoniaco Yakon. Guo! Cos'era quel verso? Guo? Ti mangio per primo?
Tutto avversario sono io. Che poi in realtà neanche combattono. È Goku che lo fa riempire di cibo e lui muore. Raffica energetica, sì, vai. Ti piace? No, magnatela, va. Che umiliazione, eh. No, vai. Ah, eccolo allora, l'ha assorbito. Ti piace? Però stordito, buono. Eccolo qua, va, no. No, beh, vorrei vedere. Primo rango B, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Più lo attaccavo, più si ricaricava. Non finiva mai. Ah, che schifo. A volte io non concepisco alcuni personaggi, tipo un colpo dell'aura lo ricarica tutto. Ho fatto una raffica energetica, ho visto che si stava ricaricando, l'ho deviata, si è ricaricato comunque. Poi dopo dice uno che il gioco penalizza. Se questo è il loro livello, beh, sono dei mezzi calzette. Non ha tutti i torti se fossimo nell'anime. Mi occuperò personalmente di quegli intrusi e riuscirò a ottenere abbastanza energia per risvegliare Majin Buu. Se tu venissi sconfitto sarebbe la fine. Pensi di avere speranze? Io sono Darbule, re degli inferi. Nessuno è in grado di superare la mia potenza. Vedremo. Primo rango B, che seccatura. Vabbè, finiamo qui l'episodio comunque sia. Mi dispiace di avervi fatto assistere a quello scempio contro Yakon, però ho detto, con un solo attacco energetico già si era ricaricato. Ad ogni modo, io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!